Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video dal titolo Come costruire un sistema di acquisizione. Allora, innanzitutto ragazzi, sotto in descrizione c'è una robina interessante, dateci un occhio se siete agenti immobiliari che avete voglia sostanzialmente di crescere e migliorare, e inoltre link numero verde se avete bisogno di assistenza per mille motivi per costruire un percorso formativo su misura. Allora, a chi ha superato i 3 milioni di dollari di fatturato, e questo premio viene qualcuno di molto speciale. Ed ho il piacere di avere qui con me sul palco Simone Rossi. Assolutamente sì. Lifetime Achievement Award. Venite nel centro qui che così vi vediamo proprio bene bene. Caro collega, al di là dei milioni, al di là delle classifiche, dietro a quel premio che hai appena visto c'era il mio obiettivo con la O maiuscolo. Quello relativo alla mia pace finanziaria. Quella sensazione di poter rispondere infinito a una semplice domanda. Qualora, Simone, oggi tu smettessi di lavorare, per quanto tempo potresti far fronte al pagamento del tuo stile di vita, di quello delle tue figlie e quello della tua famiglia? Infinito. Quella sensazione di libertà, di poter fare quello che vuoi e quando vuoi, con chi vuoi, senza necessariamente leccare il sedere a nessuno. E se l'ho fatto io, lo stanno facendo tanti miei studenti che sono in formazione, lo puoi fare tu a una condizione, che padroneggi le quattro aree che sono fondamentali per diventare un agente immobiliare top producer. Mindset, secondo è l'acquisizione, terzo la vendita, quarto il marketing e il personal brand. Durante l'evento dal vivo del 23-24 febbraio a Bologna, Agente del Futuro Live Edition, ti rivelerò e ti spacchetterò tutte le strategie che sono all'interno di questi quattro aree, quattro quadranti che sono fondamentali per la nostra attività. E avrai la possibilità di uscire da quei due giorni con qualcosa di pratico e pragmatico da poter mettere subito e tra le attività che devi svolgere per il 2023. Un 2023 che, qualora tu avessi deciso, non sarà come gli anni precedenti. Ti darò la possibilità e gli strumenti per invertire la traiettoria del tuo lavoro e della tua vita. Ci vediamo a Bologna. Allora ragazzi, arrivo a questo video molto importante perché sono tante le segnalazioni che mi arrivano, le mail di persone che in questo momento hanno questo deficit, si sentono in difficoltà nell'acquisizione, eccetera. Allora, innanzitutto ragazzi, per avere un sistema di acquisizione bisogna capire che cos'è un sistema. Allora, un sistema, per darvi un'indicazione e vi voglio creare un'immagine giusta nella testa, è vedere un erogabevande. Ok? L'erogabevande è molto semplice, tu ce l'hai di fronte, metti il gettone e esce la Coca-Cola. Questo è un sistema, ok? Un qualcosa che in qualche maniera è prevedibile su quello che sta succedendo. Mi rendo sempre, ogni giorno, sono sempre più basito sul fatto che sono pochissimi gli agenti immobiliari che hanno un sistema, definibile sistema, nel mercato immobiliare. Per cui, in qualche maniera, mi rendo conto che ci siano continuamente dei sono ricco perché acquisisco 3-4 incarichi in un mese, sono povero perché non acquisisco niente. E il concetto, ragazzi, è semplicemente perché tutto è affidato al caso. E quando tutto è affidato al caso, quello che succede è molto spesso niente. Quindi ragazzi, innanzitutto parto un pochino da come sono nato e come ho deciso, di cominciare a ragionare sul tema dei sistemi in acquisizione. Quando ho cominciato a fare questo lavoro, ragazzi, per i primi 15 anni, fino al 2015, io avevo un coefficiente tra listing presentation, per cui appuntamento a casa del cliente per prendere l'incarico, e incarico del 30%. A un certo punto io ci mettevo veramente tutta l'anima del mondo, tutta la buona volontà, tutta la determinazione, lavoravo un sacco. E il tema del lavorare di più, ragazzi, come posso dire, c'è un minimo sottostante, ma a un certo punto a lavorare troppo non cambiano i risultati, ve lo anticipo, ok? E a un certo punto però, ragazzi, mi sono fatto una domanda. Ma se io acquisisco al 30% e ci sono degli altri colleghi che acquisiscono all'80-90% e siamo nello stesso mercato, nello stesso momento storico, nella stessa città,
evidentemente c'è qualcosa che faccio peggio degli altri. Mi sembra abbastanza logico, ma questa domanda non me la sono fatta per i primi 15 anni. Non so se, e non sono l'unico, ragazzi, non sono assolutamente l'unico. Per cui a un certo punto mi sono fatto questa domanda: dove sbaglio? Dove sto sbagliando? Ok? E a un certo punto, ragazzi, ho cominciato a ragionare. Alla fine di ogni appuntamento di acquisizione mi prendevo un'agendina, l'ho avuta per 3 anni, ragazzi, e a ogni fine acquisizione mi scrivevo sostanzialmente perché non avevo preso l'incarico, l'obiezione, qual era il problema, qual era la situazione, qual era la sensazione, ok? Vera o percepita, ok? Oppure era stato esplicitato dal cliente oppure no. E a un certo punto ho visto che erano sempre quelle 4-5 cose. Allora ho detto, ok, io ho creato un sistema di acquisizione in più step. Chi ha obiettivo 100 transazioni sa di che cosa stiamo parlando o ha fatto consulenze con me. E a un certo punto non nasce così. Nasce che da quando io sentivo il cliente al giorno in cui andavo a casa sua, prima era diretto, per cui sentivo il cliente, andavo a casa sua. Gli step era uno step. Ho detto, ok, gli pianto un secondo step. Ok? Questo secondo step è banalmente capire se il cliente è in target attraverso delle domande. Cosa è successo, ragazzi? Introducendo questo secondo step, dal 30% sono arrivato al 50%. Dopodiché mi sono detto, ok, cosa si può ancora migliorare? Che cosa mi stanno dicendo le persone? E mi rendevo conto che i clienti, nel momento in cui mi ricevevano, io ero uguale a tutti gli altri. Ok? E il fatto che tu sei uguale a tutti gli altri a livello percepito significa che il cliente, se sei uguale a tutti gli altri, ti vede come un barile di petrolio. Quindi sostanzialmente dice, se sono uguali due, quale prendo? Quello che mi costa meno, quello che mi dice di più della casa. A un certo punto ho detto, ok, introduco una seconda cosa. Per cui ho deciso che dal fissare l'appuntamento a casa del cliente, prima uno step, ho aggiunto uno step per verificare se il cliente era in standard, e in terza battuta ho deciso di cominciare a inviare del materiale online, offline, eccetera, a casa del cliente. E quello che è successo solo con questo singolo step in più è che dal 50% sono andato al 60-70%, vado a memoria. Dopodiché ho detto, si può fare meglio? Sì. Io ho deciso sostanzialmente che sempre nel lasso di tempo che andava da quando avevo sentito per la prima volta il venditore che doveva vendere al giorno in cui arrivava a casa sua, ho introdotto anche una serie di mix tra online e offline, che avevano uno scopo ben preciso: aumentare la social proof, per cui sostanzialmente l'autorevolezza, aumentare la sensazione da parte del cliente che aveva a che fare con un top agent, ok? E cosa è successo alla luce di tutti questi piccoli cambiamenti introdotti uno alla volta? Che da un 30% iniziale ho cominciato a chiudere all'85%. Vi dico, ragazzi, non sono il migliore. Ho dei miei studenti che sono arrivati fino al 90, quindi l'esempio che non serve dei fenomeni. E la prova, ragazzi, che per 15 anni dei 21 io chiudevo al 21%. Cos'è cambiato? Che a un certo punto ho deciso e ho capito che c'era la necessità di creare un sistema. C'era la necessità ogni tanto, una volta alla settimana, di fermarsi, prendere quell'agendina che io curavo ogni volta che scendevo dal cliente, mi mettevo in macchina, mi facevo l'appunto, perché quell'agendina, guardata una volta alla settimana, cercando di capire dove erano le falle, cercando di capire che cosa potevo migliorare, mi ha dato la possibilità di migliorare un 1% al mese. A distanza di 2 anni e mezzo, ok? Dal 2016 al 2018, quello che è successo è che sono stato diventato il primo team, e poi lo sono stato per 3 anni consecutivi in Italia, per fatturato prodotto, roba da 10-15 incarichi al mese. E tutto è nato da una semplice domanda: dove sto sbagliando, ragazzi? Allora, io mi rendo conto che in qualche maniera farsi questa domanda sia una delle più dure al mondo, perché facciamo fatica noi agenti, lo so. Quello che mi sento di consigliarti per concludere questo video sono 2 aspetti fondamentali. Il tempo per pensare non è mai tempo perso. Introduci uno slot di mezz'ora alla settimana dove vai a ragionare su tutto quello che è successo nella settimana e che cosa, sostanzialmente, quali sono stati i problemi tali per cui un cliente ha deciso di dare un altro l'incarico piuttosto che vendere privatamente, piuttosto che non fare nulla. La seconda cosa, alla luce di quello che è emerso, cerca di capire all'interno del tuo sistema di acquisizione come poter prevenire questo problema, ok? Se il problema sono tutto uguale, dovrò introdurre all'interno del mio sistema di acquisizione, come spiego ampiamente in obiettivo 100, eccetera, e
che cosa fare, che cosa non fare. Oppure se arrivi già a livelli di un certo tipo, e è ovvio che, ragazzi, la componente che diventa fondamentale è aumentare la vostra autorevolezza. Per cui è chiaro che a un certo punto bisogna saperne anche un po' di marketing, che è quello che noi facciamo tutto il giorno per gli agenti immobiliari. Quindi, attenzione, attenzione, attenzione. L'obiettivo di un formatore, ragazzi, per quanto mi riguarda, quando vi vanno ad acquistare la formazione di qualcuno, è acquisire il suo sistema. Perché banalmente, ovviamente, io ci ho messo 3 anni, 4 anni, 5 anni per arrivare a un risultato di questo tipo. 3 anni e mezzo, scusate. E quello che si acquista da un formatore è sostanzialmente il tempo, ok? Avere subito a disposizione invece che 3 anni in un giorno. Poi è chiaro che è da applicare e da fare tutto. Nel momento in cui ovviamente volete fare da solo, come ho fatto io, bravi voi, e cercate in qualche maniera di fare molta introspezione. Cos'è introspezione? Come vi dicevo, fermarvi, respirare, capire che cosa non va e capire all'interno del sistema come prevenire questo tipo di problema, ok? Come costruire un sistema di acquisizione? Ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo, sotto avete il numero verde, se avete necessità di una mano su questo termine, io sono qui e al prossimo video.